Hola, buongiorno Nini. Questa mattina iniziamo da davanti il Ponte delle Catene, che è in ristrutturazione, quindi non si può accedere. Sta venendo bellino, quindi saliamo su al castello. Questa è la funivia, detta proprio davanti il Ponte delle Catene, c'è la funivia per salire, oppure da accanto la funivia si attraversa la strada, ci sono le scalette e si sale tutto su. A mio avviso è più bellino perché si passa attraverso quei ponticelli e si può vedere tutta Budapest dall'alto, quindi io consiglio. Andiamo! Io direi brunch goals. Oddio! Ma come devi saltare? E ora l'ho capita! Ma io sono pieno di cose, spero! Vai! Dai. Che palle! Qua. Cosa avete fatto a Budapest? È stata un'ora davanti al Parlamento per una cagata. Eravamo davanti al Parlamento. Dai. Ferma. Sei lontanissimo. Sono lontanissimo. Ferma! Mi metti l'ansia. 3, 2, 1, 1, 2, 3. Oddio! Ti ho toccato il culo, mi sono accorto. No. Sì. Silvia, hai ordinato qualcosa di buono? E abbiamo preso questo, è un dolce abbastanza tipico ungherese, questo è al cioccolato ma in realtà il tipico è con i poppy seeds, i semi di papavero e la vaniglia se non sbaglio. E poi questa brownie, grazie, io quando vedo una torta al cioccolato impazzisco, quindi assolutamente yes, for me, yes. Questo ti è piaciuto? Buonissimo, te lo cedo volentieri, guarda. No, Golden Bite, ti ho lasciato un pezzettino migliore. Questa sera ristorante greco. Ho riperso le sale. Le sale sono alla fine. Eccole qua. Dice tutto. È tutto riservato. Oh. Buongiorno! Oggi un pochino più tardi, anzi è il primo pomeriggio perché abbiamo pranzato a casa con mio papà e ora siamo usciti a fare un bel giro. Abbiamo delle mete mangerecce. Basta. Abbiamo già individuato il prossimo posto. Io dicevo che in montagna quando si va a fare le passeggiate per raggiungere la baita dove mangiare, ma mi sembra ovunque. Che
sì, sia un po'. Comunque su Instagram mi state chiedendo se Budapest è visitabile anche d'inverno, a livello di temperature. Allora, è freddo, è un pochino più secco rispetto all'Italia, quindi è sopportabile. Però è c'è vento ed è freddo. Io ho 5 strati addosso e ho freddo. Quindi, come ogni città, ovviamente, diventa un corri da un bar all'altro per riscaldarti. Però è fattibile. Ma soprattutto, in realtà, Budapest, ed è una cosa che io amo e apprezzo tantissimo, si visita molto bene a piedi. Cioè, è grande, però ti fa un'ammazzata. Perché comunque cammini tutto il giorno, per muovere da un posto all'altro, però è fattibile. Cioè, i luoghi di interesse non sono poi così lontani, non devi affittare macchine né nulla, ti puoi muovere coi mezzi indubbiamente, però noi riusciamo sempre a visitarla tutta, abbastanza bene, eccetto la cittadella che sì, lì ci vuole il mezzo pubblico per arrivarci. Però si riesce davvero a raggiungere quasi tutti i luoghi anche camminando, cosa che consiglio con questo freddo. Stop merenda, oggi salata, un bel tan 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 tan. Aspetta. Wow, bello pieno, bellissimo, tanta roba. Il pane è figo, alla fine ci hanno fatto il pane. Figo. Eravamo preoccupati. No, volevamo i granellini, i sesamini instagrammabili. Questa sera siamo venuti a fare l'aperitivo in questo cocktail bar, The Duchess. Guardate che vista dal rooftop, spettacolare. Super consigliato. Grazie. Ma non dirlo mai a Giacomo. Ma che scherzi quella. Buongiorno, stiamo per uscire. Volevo farvi vedere il mio outfit perché ne sono completamente innamorata. Guardate questa salopette di tipo vellutino. Dov'è? Eccolo qua. Che bello. Che ho messo sotto un collo alto nero e le calze nere con questo calzettone che avevo comprato l'anno scorso da Calzedonia e metterò con questi stivali. Per fortuna stiamo fuori poco, andiamo soltanto a prendere un caffè e torniamo perché diciamo che, ok, non ci fare le scampagnate o i 50.000 passi che stiamo facendo al giorno. È una foresta in mezzo alla città. Bellissimo, bellissimo. È stupendo. Facciamo lì. Oh, ci sono anche le moscerini. Wow. Uela, ma oggi ti sei vestita in base al posto. È il posto che si è gestito in base. Hai ragione. Siamo totalmente in match. No, vabbè. Match. Paglietto o paletta? Paglietto. Velluto. Oddio. Spettacolo non è questa città.